Sarà buono, ragazzi, questo è un video. Questo sarà un video sfogo, perché non è possibile che giochiamo male per l'ennesima partita. Giochiamo male per l'ennesima partita. Non è assolutamente concepibile per una squadra che vuole vincere lo scudetto. Questo è l'ideale di questa squadra, che vince lo scudetto. Ma lo scudetto, secondo me, l'abbiamo perso. L'abbiamo perso già il 18 agosto, il 24 agosto. È da quel giorno che il Napoli no, ha perso le speranze di vincere lo scudetto. Anzi, in questo momento non vincevo neanche, non andava neanche in Champions. Quindi, pensiamo che dobbiamo fare. Cerchiamo di ristabilirci un po' mentalmente, perché vedo una squadra un po' fatta, una squadra un po' instabile. Voglio stabilità, voglio continuità. Non la sto vedendo la continuità. Io non sto vedendo discontinuità da partita a partita, ma da minuto a minuto, da fase della partita a fase della partita. Perché in questa partita ho notato questo. Che nella prima parte di un tempo il Napoli ha giocato una merda e nel finale di ciascun tempo il Napoli ha giocato meglio. Ma questo non mi va bene. Non voglio usare la scusa, ma abbiamo dominato, siamo stati sfortunati, abbiamo giocato bene nel finale, abbiamo creato pericolo e abbiamo perso, dobbiamo stare solo zitti. Io voglio analizzare gli errori che ci sono stati in questa partita. Cioè, ma fa solo cesso perché abbiamo perso. Ah. La Roma ha giocato meglio. Perché ha visto bene la partita, bene, bene, non vedendo solo il risultato, le statistiche, le cose del fantacalcio, ma bene, vedendo bene la partita. Lo sa che la Roma ha giocato meglio. Un napoletano vero lo può dire, perché il Napoli non ha giocato bene. Il Napoli ci ha provato, ma non è mai stata così pericolosa in aria quanto la Roma. Il Napoli nel primo tempo ha creato veramente pericoli. Nel secondo tempo il Napoli praticamente ha tirato poche volte. Invece la Roma è stata paurosa. La Roma ha fatto una cazzo di partita. No, la Roma l'anno scorso era una squadra di merda, giocava malissimo. Quest'anno la Roma si è ripresa con un bravo allenatore come Fonseca. Io l'ho detto che la Roma per me farà benissimo. L'ho detto un sacco di volte. Ah, amici, sono anche con qualche video sul pronostico. Spero di mi invito a vederlo. Mentre il Napoli, 2 minuti siamo, mentre il Napoli non ha giocato bene. Sembra la Roma dell'anno scorso il Napoli. È la nuova Roma. La differenza è che noi non perdiamo con la Spal. Non perdiamo col Bologna, perdiamo col Cagliari. Voi mi vedete così, ma mentre stavo giocando la partita ero ancora più arrabbiato, ero ancora più incazzato, perché questa stagione era la stagione che avevo ampie aspettative di questa squadra. Avevo ampie aspettative, perché Ancelotti deve essere il secondo anno, doveva conoscere già la squadra, già i giocatori, doveva conoscere ogni cosa. Invece sta portando al disordine, al marasma generale. Poi ovvio, per me Ancelotti ha l'80% delle colpe. Però una buona parte ce l'hanno anche i giocatori. Perché quando una squadra va male, la colpa non è mai solo dell'allenatore. Io le colpe do principalmente ad Ancelotti. Ma le colpe ce l'hanno anche i giocatori. Perché i giocatori li vedo impauriti. Non li vedo con la cattiveria. Non li vedo col sangue davanti agli occhi. Non vedo un allenatore che li prende per le orecchie. Al massimo vede che gliele pulisce invece che prenderle e tirargli le orecchie. Io questo vedo almeno in Conte. È come se si sta vedendo la sua mano nell'Inter. Invece Ancelotti no. Io non vedo la mano di Ancelotti. Non vedo neanche il dito. Mi sono rotto un po' il cavolo. Sono deluso, ma soprattutto incazzato. Principalmente deluso. Perché io mi incazzo quando perdiamo. E poi quando vinciamo, ovvio che sono felice. Però non possiamo vincere una partita e poi perderne altre. Io voglio continuità. Poi, indipendentemente quando vinciamo, perdiamo, pareggiamo, io faccio sempre l'analisi. Analizzo gli errori e i punti positivi. Di punti positivi ce ne sono stati troppo pochi. Contro Atalanta abbiamo giocato bene. E quell'errore di gioco Meli ci ha condizionato. Però in questa partita non siamo stati condizionati dagli errori arbitrali, perché l'arbitro ha sbagliato poco, secondo me. Al massimo la punizione sul fallo di, mi sembra, di Veretout sullo Lozano la poteva dare. Poi il resto l'arbitro non ha sbagliato. Poi i gol della Roma sono meritati. Tutto Zaniolo che fa un gol bellissimo sul errore di Mario Rui. Mario Rui per me ha sbagliato. Facendo un'analisi della partita sul primo gol della Roma e su un errore di Mario Rui. È un errore gravissimo. Perché tu non puoi essere così alto e poi non saper tornare indietro e lasci spazio a Zaniolo che lo fai rientrare. Zaniolo fa una finta, ma là se Koulibaly lo aspettano e fa una bella conclusione sul 7. Meret non deve fare nulla perché la conclusione per me era imparabile. Per me era imparabile perché era ben calciata. Ha avuto lo spazio, però l'ha calibrato bene Zaniolo. Sta giocando bene Zaniolo. Dopo le critiche e il cavolo che ha fatto sul caso Esposito, Zaniolo si sta riprendendo e sta prendendo in mano la Roma. E per me Zaniolo ha un bel futuro. Per me l'hanno sovvalutato dopo l'anno scorso, però quest'anno per me sta confermando di quello che ha fatto lo scorso anno. Mentre poi dopo il gol di Zaniolo la Roma non è stata più così pericolosa. Il Napoli è vero che sarà sfortunata,
Quando c'è da dire che Napoli è sfortunata, va detto, bisogna dirlo, perché sull'occasione di Milik, il colpo di testa e il tiro di Zielinski, no, il tiro di Zielinski, diciamo la conclusione di Milik, sì, il tiro di Zielinski, quella è sfortuna, così manca cosa di Insigne. Però il fatto di Mertens, che tu a porta vuota non puoi tirare così male, là è errore, perché per me è sfortuna quando non potevi tirare meglio di così, per me la sfortuna è quando tu tiri bene, ma non è andato in porta. Ma hai tirato bene, meglio di così non potevi fare. Oppure quando è stato un miracolo del portiere. Ma quando tu tiri male e potevi tirare meglio a quelle condizioni e tiravi diversamente, allora là si parla di errore, non di sfortuna. Io non do la colpa alla sfortuna, perché quando il Napoli non riesce a fare qualcosa è perché il Napoli non riuscirà a farlo, perché ha sbagliato, non perché sarà sfortunato. Poi anche se poi con l'occasione non ci sono state. Però il Napoli doveva avere l'occasione di farne altre di azioni e doveva provare a segnare. Io questo esigo dal Napoli. Io non mi lamento, non vado a rivocare ancora quelle azioni che non abbiamo segnato. Io penso al fatto che perché non siamo riusciti a crearne altre. Questo bisogna pensare alla testa, no alle occasioni non segnate, alle occasioni sbagliate, ma al fatto di non essere riusciti a crearne altre. Di non aver avuto la condizione di poterne creare altre. Questa è una cosa che molti non capiscono. Mentre al secondo tempo la Roma nei primi 20 minuti ci ha distrutto, il Napoli era impaurito, pure a spazzare la palla, giocava sempre per vie laterali, non riusciva a saltare l'uomo, la Roma fisicamente c'è superiore. Questo per me è inciso, la fisicità della Roma, erano più freschi e soprattutto i difetti di costituzione fisica sono molto più grossi dei giocatori del Napoli, che vogliono puntare molto sulla tecnica e sul dribbling, che già non sono dei fenomeni in quel mestiere. Poi per di più fisicamente si fanno pure sovraffare, 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 no sovraffare. Sovrastare, ecco, meglio dire sovrastare. Dove andiamo? Cioè, io Ancelotti, dico sì, Ancelotti, per il bene del Napoli, meglio che vada via. Meglio prendere un allenatore che sappia far risalire questa squadra. Perché c'è qualcosa che si è rotto il giocattolo nello spogliatoio. Certi giocatori vedo che non si stanno impegnando più, come Koulibaly, lo vedi irriconoscibile. Lo vedi riconoscibile. Mertens non lo vedo più in forma straripante. Callegon stessa cosa, c'è il Goulam non lo vedo pronto, c'è sto vedendo i giocatori che stanno da anni sono nel Napoli, non stanno facendo più nulla. Soltanto i giocatori che stanno da meno tempo si stanno imponendo. Quindi che facciamo? Per me Ancelotti se ne deve andare. Questa è la mia opinione, voi dite la vostra. Riguardo il pagellone, il video sarà molto lungo, però voglio fare belle questa analisi. Sarà un video sfogo, però allo stesso tempo voglio analizzare la partita. Perché sono arrabbiato, però se voglio fare un video, voglio farlo bene. Non voglio dire, non voglio sbraitare la cazzo di cane. Voglio farlo bene. Voglio parlare bene e voglio dire le cose come stanno. Per quanto riguarda il pallone del Napoli, Meretta è stato il migliore in campo, secondo me. Perché non solo ha parato di rigore a Kolarov, ma Kolarov ha tirato una chiapa, però Meretta ha intuito l'angolo. Ma il resto che Meretta ha fatto parate mostruose. Una si è messa su Kolarov nel primo tempo e l'altra su Pastore che fa un colpo di testa e Meretta salva praticamente la faccia del Napoli. Se non era per Meretti, il Napoli difficilmente pensava di poter riaprire la partita. Ecco, non ho sbagliato il verbo, almeno credo. Mentre la difesa, Koulibaly non mi ha fatto impazzire. Manolas pure, Manolas non si è visto tantissimo, entrambi 5 e mezzo. Non hanno fatto chissà cosa. Di Lorenzo male, perché tu non puoi farti anticipare da Kolarov tante volte, da chi è il gioco? Da Kluivert. Di Lorenzo, Kluivert se l'ha magnata a Di Lorenzo un sacco di volte. Pure Dzeko l'ha superato un sacco di volte. Di Lorenzo si è fatto superare troppe volte. Non ha azzeccato un cross. Non ci ha mai provato a crossare. Questo è il problema. Ma il peggiore in campo è Mario Rui. I terzini in Napoli sono stati peggiori. La fisicità che avevano Kolarov, Zaniolo e Pastore era netta rispetto a Di Lorenzo e Mario Rui. Mario Rui si è fatto sovrastare un sacco di volte da Zaniolo. Sul primo gol è responsabile. Ha commesso lui il fallo per il secondo gol, per il rigore della Roma. Perché tu non puoi allargare così tanto il braccio. Potevi mettere usare la gamba, potevi usare il corpo, la spalla, ma non il braccio così. E Yam, questo dico io. Veramente ha giocato male Mario Rui. Un cross buono per Llorente e basta. Mentre il centrocampo, Zielinski meglio nel secondo tempo. Si è un po' risvegliato, ma pure lui ha giocato male. Quando la Roma ha giocato bene, Zielinski non ha mai provato a recuperare palla. Non creava un collante tra l'attacco e la difesa. Questo ti fa un centrocampo. Zielinski non ci è mai riuscito. Fabio Ruiz ha giocato malissimo. Ha sbagliato un sacco di lanci lunghi, ha perso un sacco di palloni, era un giocatore narcisista, sbagliava un sacco di dribbling.
Callejon è stato uno dei peggiori in campo. Infatti Ancelotti l'ha capito subito, che con Callejon non poteva mai riaprire la partita. L'ha voluto togliere e mettere Lozano, che è stato il migliore, insieme a Meret. Lozano, Meret e Milik sono stati i migliori. Perché Milik non soltanto per il gol, ma è stato bravo, ha fatto sponde, dati compagni, ha provato a tirare, ha fatto un gol da centravanti puro. Mentre Insigne però ha fatto una buona gara. Insigne non mi è dispiaciuto, non ha giocato male. Non ha sbagliato nulla Insigne, i lanci buoni li ha fatti, i passaggi sì, le conclusioni le ha fatte. E poi Insigne ha provato a recuperare palla. Non si può dire nulla di Insigne. Mentre Llorente è un po' opaco, non è che abbia fatto chissà cosa. Ci ha provato un pochino, ma non è entrato pure tardi, non è che abbia lasciato il segno. Mentre Mertens, l'ho oscurato, Mertens non ha fatto niente. Mi aspetta molto di più da Mertens. Infatti Ancelotti ha azzeccato i cambi, secondo me. Ok, non abbiamo segnato il secondo gol, però i cambi, soprattutto Lozano e Llorente, hanno dato un po' una scossa. E quando sono usciti Mertens e Callejon si è visto che il Napoli si è ripreso un po'. Mentre Younes non dovuto, Younes è entrato tardissimo, secondo me. Nella Roma, Paolo Lopez, buona gara, le sue parate buone l'ha fatte, sul gol non è colpevole. Nella difesa, bene Mancini, che ha fatto una super prestazione. Da mediano Mancini si sta scoprendo un bel giocatore, anche se per me Mancini è da difensore. E meno male che ce lo fanno da calcio. Io sto ancora imprecando per il rigore sbagliato di Kolarov e la parata di Meret. Cioè, sono contento da napoletano che Meret ha parato di rigore, ma non in questa giornata. Che Meret ce l'ho contro e Kolarov ce l'ho titolare. E chiam, che sfiga. Kolarov ha giocato una buona gara. Peccato per il rigore sbagliato, ma io non guardo una prestazione in giro per un rigore sbagliato. Perché in me il rigore è una cosa diversa dal giocare in campo. Poi Smalling per buona gara. Setin non ha giocato la miglior gara. Colpevole sul gol del Napoli e il rosso lo deve evitare, mettendo a rischio la propria squadra. Mentre metto qua, aspettate. A centrocampo invece Vertu, bella partita. A centrocampo Vertu e Pastore sono stati dominanti. Pastore sembrava Maradona, sembrava Messi e Maradona messi assieme. Che di fisico, dribblava, scambiava con i compagni. A volte lo vedevi trequartista, a volte lo vedevi tornare in difesa, a volte lo vedevi esterno. Oh! Difensore del Napoli, lui uscì da... Avete fatto giocare bene a Pastore. Che Pastore che non si muova, si rompe sempre. E che è l'unico centrocampista insieme a Veretout rimasto. E tu quando sono rotto. Cioè, neanche un minimo di stanchezza. Cioè, l'hanno fatto correre a sto Pastore. Zaniolo, Bozzaniolo, che l'ho detto prima, praticamente è il migliore in campo della Roma. Kluivert però ha fatto una stupenda partita. Molte occasioni pericolose sono le reti di Kluivert, che si sta riscoprendo un bel giocatore rispetto allo scorso anno. Poi ci sta più. Under però mi è piaciuto Under. Poi Dzeko ha giocato bene. Dzeko praticamente di fisico raramente ha perso palla. Raramente ha perso palla. Allora quindi questo finisce qua. Io non faccio do sfogo. Io spero che la squadra migliori. Io sono ottimista. Penso che Napoli salirà. Però sono delle idee anche che Ancelotti secondo me ha fatto il suo tempo. Deve andare via. Per il bene del Napoli Ancelotti deve andare via. Questo video sta durando tanto ma volevo parlare. Niente, questo finisce qua. Speriamo in Champions League di fare almeno 3 punti perché ci servono. In campionato devi salire un po'. Devi salire un po' la china. Buonasera, buona a tutti. Forza Buoni sassi. Napoli! Buoni sa seriamente, forza Napoli. Buonasera a tutti. E sera buona, ragazzi.